L'undicesima edizione delle Fonti Awards, che si è tenuta giovedì 25 novembre in una delle location storiche di maggior fascino e prestigio a Milano, ha consacrato le eccellenze del mondo imprenditoriale, legale e professionale che si sono distinte per la rilevanza delle operazioni seguite, l'alta specializzazione e gli ambiziosi progetti messi in campo, senza dimenticare l'innovazione e la leadership. La premiazione è stata condotta da Manuela Donghi e Giacomo Iacomino, rispettivamente Head of Channel e Anchor di Le Fonti TV, l'emittente punto di riferimento nel panorama dell'informazione finanziaria e economica e giuridica, che vanta una community fidelizzata di oltre 10 milioni di persone in oltre 125 paesi. Eccellenza dell'anno, innovazione e sostenibilità car management. E il vincitore è Fleet Support. C'è stata anche una piccola ovazione, sentite. Allora, vediamo. Ecco la lista, arrivando dal fondo per la fortissima conoscenza del settore automotive e del noleggio, per la consolidata esperienza del management, per la proposta di un'offerta unica in termini di tecnologie e servizi e per la continua crescita. Complimenti a Fleet Support, eccoli! Anche in questo caso abbiamo un seguito con tanto di social media manager o comunque un collaboratore. Buonasera. Il palco è vostro, gli scatti sono per voi e complimenti ancora. Siamo in compagnia di Simone Costantini, CEO di Fleet Support. Ben arrivato. Grazie. Questa sera la vostra azienda ha ottenuto il riconoscimento come eccellenza dell'anno nel settore del car management. Che commenti può fare a questa vittoria? Sicuramente siamo orgogliosi del premio che ci è stato dato. È stata una cosa inaspettata, però corona 20 anni di storia aziendale fatta di sacrifici, perché come tutte le storie aziendali sono fatte di sacrifici, ma sono fatte anche di visione del futuro, perseveranza e una buona dose di conoscenza approfondita del mestiere che noi andiamo a proporre sul mercato. Ecco, a proposito di storia aziendale, la vostra azienda è stata costituita nel 2001. Da quell'anno avete stabilito la sede centrale a Roma, successivamente avete creato una sede a Milano e una nell'area reatina. Può raccontarci proprio questa storia e anche perché ci risulta, insomma, che siete in crescita? Come tutte le storie che si rispettino, inizierò con c'era una volta. C'era una volta nel lontano 2001 una cantina e due persone. Da allora di strada ne è stata fatta. Sono passati 20 anni, quest'anno noi il 15 di maggio abbiamo compiuto il nostro ventennale. E in questo lungo percorso aziendale sicuramente quello che più di tutti ci ha contraddistinto è una visione costante del futuro che avevamo di fronte. Le auto da decenni, millenni, e questo è il settore che noi, diciamo, occupiamo, il car management, le auto hanno quattro ruote. Da quando sono state inventate le auto hanno quattro ruote. Prima andavano magari con motori azionati a manovella, poi andavano con motori che partivano da soli, poi andavano, però il mercato è andato avanti, il mondo è andato avanti e l'evoluzione c'è stata. Quello che sicuramente ha fatto sì di questa, diciamo, che la nostra azienda potesse in qualche modo andare avanti in 20 anni e crescere, perché dai 2 dipendenti oggi contiamo 125 risorse all'attivo, quindi è un'azienda che è cresciuta molto nel tempo e che continua a crescere. Perciò la storia speriamo continui e che sia lunga e che ci sia poi, non dico un lieto fine perché porrebbe un punto alla nostra storia, speriamo soltanto che sia il più lungo possibile. Per la vostra clientela mettete a disposizione diversi software e servizi. Ecco, le chiedo di cosa si tratta e le chiedo anche come vedete il futuro del settore e la transizione verso forme alternative di alimentazione delle auto. Esatto, la nostra è un'azienda che dal 2001 al 2011 ha lavorato nell'ombra fornendo servizi e software alle imprese che fanno dei propri parchi auto la loro principale attività. Quindi mi riferisco ad aziende del noleggio a lungo e breve termine. Dal 2011 ci siamo aperti al mondo attraverso software e servizi dati a imprese che detengono auto ma che sono funzionali all'erogazione dei servizi loro propri.
Questo vuol dire costantemente aver innovato la nostra applicazione software che oggi viene messa sul mercato e che è stata riconosciuta anche da riviste del settore e premi del settore come la migliore applicazione per la gestione delle flotte aziendali. A questo ovviamente affianchiamo quelli che sono i servizi tipici della gestione dei parchi auto, che vuol dire supportare le aziende dalla contrattualizzazione dei veicoli fino ad arrivare alla consegna, alla gestione di tutti quelli che sono gli eventi correnti e tutto quello che viene dopo. L'innovazione per noi è, noi vediamo elettrico, cioè per noi il futuro è elettrico. Questo vuol dire che la transizione che si deve fare all'interno delle aziende che noi serviamo è quello fondamentale di andare a identificare e vedere qual è il percorso migliore da qua ai prossimi 2-3 anni per arrivare a una riduzione delle CO2, che è la cosa più importante e l'obiettivo che noi ci diamo, ma soprattutto far sì che questo sia uno sviluppo sostenibile di scelte, perché comunque è facile dire da domani viaggiano tutti elettrici. Non è una cosa così semplice, ci sono imprese commerciali che fanno 500, 600, 700 km al giorno, non è facile arrivare a prendere una decisione del genere. Quindi quello che noi stiamo andando a fare, per il quale abbiamo ricevuto di recente un riconoscimento come il miglior software per la transizione a veicoli ad alimentazione alternativa, è quello di supportare le aziende nelle corrette decisioni per avere coscienza e piena maneggevolezza di quelli che sono i dati e le informazioni affinché la transizione sia il più possibile coerente e che si possa arrivare realmente ad una riduzione di CO2 che fa bene, penso, a tutti.